Cari amici, buonasera. Che tempo farà nella prima decade di novembre? Tre eventi di rilievo, una lunga fase piovosa, poi una breve ondata di freddo, alla fine una tiepida fase sciroccale senza fenomeni di rilievo, ma poi potrebbero arrivare le piovose correnti atlantiche di nuovo. Allora, prima fase, due perturbazioni che porteranno fino al 4 di novembre, piogge lunedì 1 novembre ovunque, martedì 2 piogge sul sud e sul Triveneto, mercoledì 3 arriva una seconda perturbazione, piogge ovunque tranne le regioni ioniche, giovedì 4 piogge ancora al centro nord e vi saranno anche nevicate sulle Alpi, ma di questo ne parleremo a parte. Poi avremo una seconda fase tra il 5 e il 6 di novembre quando le correnti fredde che seguono la seconda perturbazione dopo aver raggiunto i Balcani attraverseranno sulle regioni del Medio Alto Adriatico e sul Nord Italia, quindi temperature in calo su queste regioni dove farà anche freddo per effetto della presenza di venti di bora. Invece sempre tra il 4 e il 5 sulle regioni meridionali temperature in rialzo per venti di scirocco, venti di scirocco attivati da un vortice di bassa pressione posto ad ovest della Sardegna. Infine, nella terza fase, tra il 7 e il 9 di novembre, il vortice ad ovest della Sardegna sospinge venti di scirocco su tutta l'Italia, quindi temperature in rialzo ovunque, massima ovunque sopra 15 gradi, addirittura massime di 20-23 gradi su Lazio, Campania e isole maggiori.